tutti, buongiorno, benvenuti nel canale di Una Casa Normale, ma soprattutto benvenuti a casa nostra. Noi siamo Erika e Milena e benvenuti in questo nuovo video motivazionale, in quale spero sia un ottimo mezzo per influenzare in modo positivo la vostra persona e di conseguenza spingervi a prendervi cura della vostra casa, proprio come sto facendo io. Spero anche in qualche modo di trasmettervi la carica, quella carica che ultimamente aveva abbandonato anche me, per andare a fare ciò che magari avete procrastinato, proprio come è successo a me, e la dimostrazione ne è proprio questo video. In questo video siamo partite con il disfacimento degli addobbi natalizi, come potete vedere. Sinceramente, togliere l'albero, smontare l'albero, ragazzi, è una delle cose che più mi pesa. Fortunatamente si fa solo una volta all'anno e proprio penso sia uno dei lavori domestici, se vogliamo metterlo nei lavori domestici, che mi pesa davvero davvero tanto. Fortunatamente c'era Milena con me, tutti gli anni c'è con me e insomma diciamo che è proprio lei a darmi la carica tutte le volte. Ma torniamo a noi e al nostro video motivazionale. Sono partita appunto col togliere gli addobbi e poi da lì mi è venuta la carica. Mi è di nuovo uscita la carica, quindi ho incominciato pulendo a fondo il tavolo. Non so se siete riusciti a intravederlo, l'ho fatto più lucido perché sono andata a farle un trattamento particolare che era già da un po' che non lo facevo. Diciamo che il mio tavolo aveva bisogno di cure, perché è giusto così, alla fine il tavolo è il posto secondo me della cucina dove si sta di più. Forse anche i fornelli, no, ma secondo me è di più il tavolo, perché comunque sia ti siedi, ci mangi, ci giochi, ci chiacchieri, ci bevi il tè, ci bevi il caffè, e quindi mi sono presa cura di lui. Il giorno dopo, guardate un po' qua e guardate la felicità di Milena, che non aveva neanche lo spazio per mangiare il mandarino, sono partita proprio alla carica. Tutto è partito da un regalo che ci hanno fatto a Natale. A Natale ci hanno regalato un set di coltelli. Di conseguenza ho detto, boh, mi è inutile tenere il doppio set di coltelli quando a noi ne basta uno, anzi già tanto se riesco ad utilizzarne uno, perché non essendo una grande cuoca ci sono coltelli che non so neanche a cosa servono. Ma a parte ciò, quindi sono andata ad eliminare il primo set di coltelli e da lì, boh, sono partita la carica. Ho incominciato a pulire dentro tutti i mobiletti e gli armadietti della mia cucina. Sono andata nuovamente a rispostare alcune cose, non so se vedete le farine là sopra in alto, mentre prima, non so se vi ricordavate, non c'erano. Prima c'erano le scorte, quelle scorte che adesso ho deciso di fare un attimino meno, e di conseguenza così sono andata a recuperare quello spazio là sopra. Poi sono andata a pulire e a controllare tutte le scadenze, perché queste cose qui ultimamente diciamo che le avevo un po' trascurate, non le stavo più facendo. Sono infine passata qui nel reparto teglie. Anche qui la domanda che mi sono posta è stata: ho davvero bisogno di tutte queste teglie? Le ho usate davvero tutte in quest'ultimo anno? La mia risposta è stata no, molte le avevo doppie e quindi ne ho anche eliminato un paio. A fronte non tanto quanto del fatto che io le avessi doppie, ma perché mi sono resa conto effettivamente che in tutto quest'anno passato non le avevo praticamente utilizzate tutte, ma mi trovavo meglio ad utilizzare solo un determinato tipo di teglie, quindi le altre ho fatto che eliminarle. Quindi sì, sono andata avanti con il decluttering e gli spostamenti in base alle mie nuove esigenze, perché tanto sappiamo tutti che le esigenze cambiano di volta in volta, di anno in anno, di periodo in periodo, e quindi sì, sono andata nuovamente a declutterare e a spostare. Anche perché io sostengo che non basti declutterare una sola volta. Secondo me, sicuramente il grande decluttering si fa una sola volta all'inizio, che comunque sia quello più grande. Però strada facendo, a parer mio, per quanto riguarda me, per quanto riguarda la mia persona, per quanto riguarda la mia casa, una volta ogni tot mi trovo continuamente ad eliminare delle cose. Questi sono i coltelli che ho eliminato proprio perché io cambio, come vi ho detto prima, perché cambiano le mie esigenze, cambiano le mie abitudini, cambiano le nostre abitudini, e di conseguenza ci sono alcune cose che vuoi o non vuoi smetti di usare
come smetti di indossare, però adesso siamo in ambito cucina, quindi smetti di utilizzare. E quindi qua siamo praticamente arrivati al terzo giorno. Il terzo giorno poi sono andata semplicemente, ho concluso queste pulizie pulendo il divano, perché avevo appunto lavato i copridivano. Tra l'altro mi chiedete sempre dove ho preso questi copridivano, sono dei tessili che io poi ho semplicemente cucito, li ho presi in un negozietto qua dove vende proprio tessili francesi. Però sono sicura del fatto che questo negozio esista solo qui. E niente ragazzi, io spero di avervi dato un pochettino di motivazione, sicuramente voi l'avete data a me, perché innanzitutto grazie ancora una volta per avermi fatto riaccendere la telecamera, e grazie al fatto di accendere la telecamera e fare il video con voi e per voi mi sono data proprio davvero una grande motivazione anch'io, e quindi ho totalmente e completamente ribaltato tutta la cucina, lampadari compresi. Sono andata anche a pulire lampadari, però ci siamo dimenticate di riprendere. E niente ragazzi, per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, spero che davvero vi abbia fatto venire un pochettino di motivazione, vi abbia fatto venire un po' di carica, vi abbia dato un po' di sprint. Io vi mando un abbraccio grande, grazie ancora per aver guardato questo video e noi ci vediamo alla prossima!